arriverà con la fine del mese o molto più probabilmente con gli inizi di marzo il 15° elenco emesso dal Comune dell'Aquila e contenente i nomi dei beneficiari del contributo per la riparazione delle case danneggiate dal sisma del 2009. In tutto 100 milioni per dare nuova linfa alla ricostruzione in centro storico, in particolar modo nelle zone di Piazza Duomo e quelle adiacenti l'ex municipio a Piazza Palazzo. Previsti anche lavori per le frazioni, anche se il fulcro degli interventi sarà concentrato nel cuore della città. Prima dello sblocco della somma di 100 milioni, per ora solo su carta secondo il principio di competenza, occorrerà attendere il perfezionamento di alcuni passaggi tecnici, possibili grazie all'accordo in essere tra Comune dell'Aquila e Associazione Bancaria Italiana. Solo dopo i fondi saranno disponibili per il principio di cassa e quindi spendibili. Ad oggi sono 180 milioni immediatamente utilizzabili che verranno subito messi in circolazione per finanziare gli interventi contenuti negli elenchi precedenti, per lo più concentrati in centro storico ed in particolar modo sul cosiddetto asse centrale. Domani con ogni probabilità si conoscerà il nome del nuovo manager della ASL L'Aquila Avezzano Sulmona dopo la riunione di giunta che si terrà a margine del Consiglio regionale in programma a Pescara. Un vuoto che deve essere colmato dopo le dimissioni dell'ex manager Giancarlo Silveri che ha deciso di interrompere l'incarico nonostante questo scadesse nel 2018. Al momento sembra essere Rinaldo Tordera il più accreditato, attualmente presidente dell'SM ed ex direttore generale della Cassa di Risparmio dell'Aquila, ma accanto al suo nome sono circolati anche quelli di Tiziana Morosi, dirigente provinciale, della dottoressa Patrizia Masciovecchio e del dottor Alessandro Grimaldi. Tordera sembra essere però anche nelle grazie del sindaco Massimo Cialente, che non ha mai fatto mistero di non volere un medico alla guida della ASL ma un esterno, contrariamente a quanto invece chiesto da molti. Del resto per la sanità è un momento delicato, c'è una riforma da attuare e l'Abruzzo deve necessariamente uscire dal commissariamento per il deficit sanitario. Oggi giornata clou con una riunione decisiva, in attesa della nomina che salvo sorprese arriverà domani. Tutelare il parco archeologico di Amiternum dall'aggressione di cemento e asfalto. È questo il senso dell'appello lanciato da associazioni ambientaliste e movimenti civici, da Italia Nostra al FAI, per bloccare l'iter di costruzione di due strade che insistono nell'area del sito archeologico. Area che, sottolineano le associazioni, è classificata A1 all'interno del piano regionale paesistico, ovvero a conservazione integrale. Le strade incriminate sarebbero due, il primo tratto progettato dall'ANAS che passerà a 40 metri dal teatro e dovrebbe collegare la nuova rotonda sulla statale 80, costruita nel 2009 in occasione del G8, con la località denominata Il Cermone. Il secondo tratto invece dovrebbe duplicare il collegamento tra la zona dell'aeroporto e alcune frazioni di Preturo, attraversando le aree denominate Torroncino e De Grottoni. Da secoli note come aree archeologiche dove sono già stati rinvenuti diversi reperti. Di valorizzazione dei beni culturali tanto si parla, ma nel concreto nulla si fa, o meglio, spesso si agisce contro, permettendo ad esempio continui e violenti attacchi a un territorio come quello della Valle Aterno. Si tratta, aggiungono, probabilmente di un presupposto miglioramento della mobilità, intesa unicamente come incremento della velocità di percorrenza, dato che la sicurezza può essere garantita dai idonei limiti di velocità, come già accade ad esempio per le tante strade turistiche di Francia che privilegiano una mobilità più sicura e attenta al circostante paesaggio. Del resto la statale 80 è già stata oggetto di un progetto turistico denominato la Via Maestra, che ne riconosce l'importanza storica e paesaggistica e renderne più veloce il transito appare francamente di scarsa utilità e di grave nocumento non solo per i resti archeologici ma anche per il delicato paesaggio agricolo che li circonda. Di qui l'auspicio affinché venga costituito un parco archeologico, affermano le associazioni che concludono. Una strada turistica, percorsi di visita e passaggio su un ponte pedonale sulla SS80 tra le due aree di interesse archeologico potrebbero rendere più facilmente e piacevolmente visitabile l'area che al momento è oggetto di ulteriori scavi anche da parte di archeologi stranieri che dimostrano una particolare ricchezza e continuità di vita in questo lembo montano dell'antica provincia romana. Thank you.
La carovana degli abruzzesi, in larga parte aquilani, è stata numerosa per la seconda giornata del Sei Nazioni a Roma. L'Italia ha affrontato l'Inghilterra e ha bissato la sconfitta di Parigi, ma con notevoli distinguo. La prima gara casalinga degli azzurri è infatti preceduta dal consueto mix di colori e musica. I tifosi inglesi si riversano in massa al Peroni Village e gli italiani non sono da meno. La prestazione della settimana scorsa contro la Francia lascia ben sperare. L'ottimismo dei tifosi italiani non viene tuttavia ripagato dalla prestazione della nazionale. A un primo tempo equilibrato segue una seconda frazione di gara totalmente imbarazzante, durante la quale gli ospiti inglesi mettono in difficoltà la banda di Brunel su ogni fondamentale. La svolta della partita avviene intorno al 15° del secondo tempo. Dopo un'ora abbondante di equilibrio, gli azzurri cominciano a cedere fisicamente e una meta di rapina dei giocatori britannici è il preludio del crollo mentale di Paris e compagni. Una squadra, l'Italia, fortemente rimaneggiata dagli infortuni subiti durante il primo tempo. La gara termina così con un netto 9-40. Fino al primo tempo abbastanza bene, qualche errore, qualche difficoltà sui punti d'incontro, però insomma eravamo lì. Il secondo tempo abbiamo iniziato bene, e poi adesso non so a che minuto abbiamo preso la meta. Torna al 55°. Esatto, secondo me da lì è cambiato qualcosa. E abbiamo iniziato, perché finché rimaniamo attaccati col punteggio, anche se iniziano a mancare energie perché abbiamo avuto diversi infortuni già al primo tempo, eravamo un po' a corto di uomini, però sai, finché sei lì col punteggio dopo riesci. Abbiamo preso una meta da stupidi perché abbiamo sbagliato prima nel breakdown a perdere il pallone, poi abbiamo sbagliato a contrattaccare, è inutile girarci intorno e ha segnato la partita. Dopo non siamo più riusciti a rientrare in partita, vuoi per errori, vuoi per mancanza di energia, vuoi per mancanza di testa, però penso che quell'episodio lì dopo ha cambiato tutta la partita. Nella partita di settimana scorsa a Parigi si è parlato di entusiasmo giustamente dei giovani, questa volta si può parlare di inesperienza dei giovani? Sì, vabbè, non è che sono solo colpe dei giovani perché tutti abbiamo commesso degli errori, però abbiamo fatto un po' il loro gioco, cioè non siamo stati bravi a controbattere un po' sul piano fisico il loro gioco e poi abbiamo sbagliato un po' la gestione del possesso in certe zone del campo e abbiamo aggiunto pressione su noi stessi e poi loro sono stati bravi. Alla fine ha segnato due o tre mete su palle perse nostre e poi dopo quando sono andati via col punteggio non siamo più riusciti a starci dietro. Ecco. Un Pari che sa in parte di occasione sciupata, l'Aquila impatta al Fattori 0-0 contro la capolista SPAL, resta un po' di amaro in bocca tra le fila rosso-blu per non aver approfittato di più di un'ora giocata in superiorità numerica. La SPAL però ha fatto valere la sua solidità portando a casa un punto utile visto anche l'ampio vantaggio in classifica sulle inseguitrici. Perrone se la gioca con il 3-4-3 confermando Bensai al fianco di Manuel Mancini e con San Domenico e Ceccarelli ai fianchi di Perna. 3-5-2 per gli estensi e una panchina di lusso dove si accomodano Grassi, Cottafave e Di Quinzio. I primi minuti vedono le due squadre affrontarsi a viso aperto, si segnalano un paio di episodi, da un lato l'uscita di Scotti a valanga su Finotto, dall'altro lo spunto insistito di San Domenico che converge e conclude al lato. La svolta della gara al 27°, Gianni si addormenta sul pallone e se lo fa soffiare da Perna che punta la porta della spalla ma viene goffamente steso da terra dallo stesso Gianni. Pochi dubbi per Amabile di Vicenza che decreta la punizione ed espelle il difensore estense. La seguente punizione di Ceccarelli si spegne di poco sopra l'incrocio dei pali. Più pericoloso è l'affondo di San Domenico che va in classica serpentina ma il suo diagonale si perde fuori di un soffio. In chiusura di tempo si fa rivedere la spalla con la punizione dello specialista Castagnetti sopra la traversa. Più marcata si fa la supremazia territoriale aquilana nel secondo tempo. Il monologo rossoblu però non trova grossi sfoghi di fronte alla consistenza della capolista che concede solo conclusioni dal limite o dai 20 metri. Branduani disinnesca quella di San Domenico in due tempi, pericolosa la botta di Bensaia e Branduani si rifugia in corner. Più agevole invece l'intervento sul sinistro di Perna. Perrone prova ad attingere dalla panchina con De Sousa e Triarico al posto di De Francesco e Ceccarelli, ma il doppio centravanti non paga, anche se nel finale San Domenico pennella proprio per Perna, che però non riesce ad angolare il colpo di testa da buona posizione e l'estremo spallino ha ancora vita facile. Finisce così senza gol, per la SPAL va bene così, per l'Aquila un'occasione persa per accelerare l'operazione risalita in classifica.
Un pareggio beffa per la Miternina, che probabilmente meritava qualcosa in più del punto ottenuto. I giallorossi di mister Angelone, oggi squalificato e sostituito in panchina da Nappo, pagano un primo tempo disputato sottotono e l'episodio che ha portato in vantaggio i marchigiani al sesto della ripresa. Il forte vento e la pioggia ha poi creato notevoli difficoltà a entrambi le squadre. Per la cronaca si fa notare la Miternina al settimo. Terriaca, sul lato sinistro, mette in mezzo per Giordano, che calcia alto. Dopo due minuti la risposta della Folgore, grazie al diagonale di Padovani che viene respinto di piede da Di Vincenzo. Queste sono le due azioni di un primo tempo in cui è prevalsa la paura, che ha condizionato entrambe le compagini, che sono alla ricerca di punti salvezza. Quasi a inizio riprese i marchigiani si portano in vantaggio inaspettatamente. Al sesto un rilancio in avanti a liberare il centrocampo. Sbarbati trova un buco nella linea difensiva locale, avanzando fino al limite dell'area e con un rasoterra in diagonale infila la rete. Trovato il vantaggio, la Folgore tira il remo in barca e la Miternina si spinge in avanti alla ricerca almeno del pareggio. Al trentesimo Torbidone ci riprova in diagonale, respinge di piede Marani. 10 minuti e i giallorossi conquistano il rigore. Terriaca entra in area e viene atterrato da Mandorlini. Rigore ed espulsione. Dal dischetto Torbidone spiazza il portiere ospite. Continua l'assalto della Miternina, ma la gara si conclude in parità. Brutta gara e logico 0-0 al De Marsi fra due squadre che si sono praticamente annullate in 90 minuti, che si fa fatica a commentare data la pochezza di gioco in un match disputato su un campo al limite della praticabilità a causa della pioggia caduta per gran parte del match. Dopo le sconfitte con Castelfidardo e Fermana ci si attendeva qualcosa in più da Bisegna e compagni, che hanno messo in campo tanta buona volontà e poco altro. Per il Monticelli non è stato così difficile uscire dal De Marsi con un punto sicuramente meritato. Si comincia con uno striscione di contestazione della Nord contro squadre e società. Le ultime sconfitte, oltre ad aver allontanato la zona playoff, hanno infatti acuito il clima di diffidenza degli ultrabiancoverdi nei confronti di Bisegna e compagni. Nel freddo e grigio pomeriggio del De Marsi, poco più di 250 i tifosi presenti sugli spalti. I 22 in campo sembrano adeguarsi al piovoso pomeriggio avezzanese, dando vita ad una gara deludente, priva di emozioni. Per i due portieri Davino e Mecca, nemmeno un intervento di ordinaria amministrazione nella prima mezz'ora di gioco, contrassegnata dalle pessime condizioni del campo, che non ha certo agevolato le giocate delle due formazioni. Bisogna così attendere, tra sbadiglie e qualche fischio, l'ultimo minuto di gioco del primo tempo per vedere una conclusione insidiosa del marchigiano Margarita, che dai 28 metri alza però il pallone sopra la traversa della porta difesa da Davino. Nella ripresa si ricomincia sulla stessa falsa riga del primo tempo, con tanta buona volontà dei giocatori in campo ma poche idee. Il campo sempre più pesante complica ancora più le cose. Al quarto d'ora e dunque dopo un'ora esatta di gioco arriva la prima conclusione nello specchio della porta ad opera di Genova dell'Avezzano, con una parata facile facile di Mecca. Passa un minuto e tocca a Bisegna provarci dalla distanza con il pallone, che però termina alto. L'Avezzano spinge, ma per i ragazzi di Lucarelli non è giornata, visto che solo su punizione al 35esimo i biancoverdi si rendono pericolosi con una conclusione di Tabacco che viene parata da Mecca. Il finale vede il forcing infruttuoso dei padroni di casa, che devono così masticare ancora amaro per uno 0-0 che serve davvero a poco. E al 91esimo bocche cucite in casa avezzanese per il silenzio stampa deciso dopo la sconfitta di Fermo. Oggi sono stato addirittura aggredito da un tifoso che ha il figlio in prima squadra. Mi ha aggredito perché il figlio non gioca titolare, e quindi io ero andato semplicemente nel clubhouse per parlare un secondo con mia madre, che gestisce il clubhouse, e questo signore mi ha praticamente stretto la mano al collo. E se andate a vedere sulla mia pagina Facebook, vedete la ferita. Non ho neanche intenzione di denunciarlo, perché non ho mai fatto l'avvocato di me stesso e non lo farò neanche stavolta, però preferisco vivere la domenica diversamente. Ho rinunciato ad andare a presentare i miei romanzi la domenica perché c'era il credo chiamato Avezzano Calcio, insomma, ecco. La domenica torno a fare lo scrittore di romanzi, vado in giro per l'Italia
e forse è meglio così, insomma, torno a fare l'imprenditore in maniera più tranquilla.